Amici e amiche carissime, ben tornati, ben ritrovati. Nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Ecco, sappiamo tutti quanti, credo, che venerdì scorso non abbiamo avuto la possibilità di andare in diretta perché adesso con l'estate diventa tutto un pochino più complicato, quindi bisogna un po' abituarsi a, come dire, a un piccolo allentamento delle dirette che poi riprenderanno, diciamo, abbastanza regolate con il nuovo anno, insomma, adesso i mesi di luglio e di agosto, specialmente la seconda parte di agosto, dove, se Dio vuole, potrei prendere un pochino di riposo. Ci sarà un piccolo allentamento, non una sospensione, ma diciamo che la cadenza potrebbe non essere garantita quella settimanale, perché adesso con le attività e con il periodo estivo succede un po' questa cosa, quindi così desideriamo un pochino di più. Anche per me è fonte di desiderio più grande, insomma, perché le serate trascorse, insomma, con queste condivisioni sono anzitutto, diciamo, una gioia per me, una gioia condivisa, quindi non è semplicemente una cosa bella per chi vi partecipa, ma anche per me, ecco, perché io stesso sono altamente edificato, specialmente dalla trasmissione di questa serata, insomma, dal rileggere questo testo, insomma, l'ho già letto tante volte, ma non cessa di essere affascinante, commovente, altamente edificante e altamente formativo. Bene, allora noi stiamo nella sezione dedicata, ecco, a Maria, Madre di Misericordia, in particolare il rifugio dei peccatori, quindi quell'immagine più bella di Maria Santissima che a tutti, ecco, evidentemente non può non piacere. Dicevo ieri durante la Santa Messa in onore di Maria Mediatrice, Madre Mediatrice di Grazia, in concomitanza con la ricorrenza, ecco, di molte zone del 2 luglio della Madonna delle Grazie, ecco che la Madonna ha due specializzazioni. Le grazie le faccio, le può dare tutte, ma su due va al top, dà il meglio di sé, se mi si passa questa espressione. Spero che la Madonna faccia un sorriso e mi perdoni se sono un po' troppo audace. Le due grazie delle grazie che la Madonna ottiene e fa, che sono poi la prima e l'ultima, che velatamente i Vangelici ricordano, la visita a Santa Elisabetta e la conversione del buon ladrone, e abbiamo visto negli scritti di Maria Valtorta, anche qui testimoniato il fatto che il buon ladrone si commuove, si pente guardando gli occhi con cui la Madonna lo guardava, quindi è molto commovente questa scena. Quindi la conversione dei peccatori e la santificazione dei giusti, queste sono le due grandi grazie della Madonna, fa diventare santo chi vuole seriamente impegnarsi nella santità, riporta Gesù che è andato lontano da Dio. Questo brano che abbiamo interrotto, purtroppo, ecco, 2 settimane di interruzione, non è tanto, non è proprio l'ideale, sarebbe stato meglio proseguirlo subito, però pazienza, buon per chi ascolta in differita, insomma, queste cose, così si troverà gli episodi l'uno appresso all'altro senza iati temporali. Però stiamo contemplando la Madonna nella scena in cui la velata dell'acqua speciosa, ossia la donna pagana, siracusana, Aglae, va finalmente a raccontarsi e a raccontare la sua tragedia, ecco, fatta di tante sofferenze, tante ferite e purtroppo anche tanti peccati che hanno abbrutito la sua anima. È una storia molto, molto, molto toccante, molto emblematica e destinata, a mio avviso, principalmente a toccare il cuore delle belle donne. Mi si perdoni, insomma, se uso questa espressione. La bellezza di per sé è una cosa che viene da Dio, quindi è una cosa bella. In paradiso saremo tutti belli. Solo che in questo mondo la bellezza è una cosa, come dire, bella, ma è come la ricchezza. La ricchezza di per sé non è una cosa brutta, ma purtroppo per accidenza, direbbe qualcuno, lo diventa, lo può diventare, perché la ricchezza usata malamente diventa un idolo, la bellezza usata malamente diventa seduzione, diventa
vita di lussuria, purtroppo, rovina propria e rovina altrui. Ecco, così è stato per questa ragazza, di cui adesso sentiamo la prosecuzione del racconto. Ci siamo fermati, ecco, quando lei racconta di venire da una famiglia molto agiata, molto, molto benestante, un intendente del procuratore del signor Romano, una 26enne, quindi molto giovane, di Siracusa, e dice che c'era questo Patrizio Romano che un giorno, lei aveva studiato danza, la vide, diciamo, danzare di veli semitrasparenti, e si accorse di essere guardata. Ecco, questa purtroppo una grande peculiarità. Io non voglio certamente parlare male delle donne, però una grande peculiarità di alcune donne, diciamo così, di quelle che vivono ancora lontane dalla conoscenza delle cose più belle di questo mondo, della grazia di Gesù, quindi si compiace di essere guardata. È proprio l'immagine della donna seduttrice, ecco, della donna che purtroppo tira fuori questo lato purtroppo ferito della sua femminilità, che di per sé è una cosa molto bella, ecco, ma purtroppo adesso presenta queste criticità, si direbbe oggi con un termine un po' moderno, questi pericoli. E appena guardata da quegli occhi avidi, ecco, è compiaciuta di esserlo, lei stessa dice: "Culo mia rovina". 3 giorni dopo rimasi sola perché i padroni erano partiti per tornare nella loro patrizia di Roma, dimora di Roma, ma non rimasi in casa. Quei 2 occhi ammiratori mi avevano svelato un'altra cosa, oltre alla danza: il senso e il sesso. Qui la Madonna, come si legge, ha un atto di disgusto involontario, è la madre della misericordia, ma è anche la purezza stessa fatta a carne. La Madonna non sa nemmeno cosa siano quelle cose. Le conosce per esperienza esclusivamente intellettuale, ma la Madonna non sa cosa sia senso e sesso. È la più bella ignoranza che possa esistere, a mio avviso, insomma, però, mia opinione personale. Si riprende da questo sussulto, ecco, di disgusto involontario, che poi chiaramente, come dire, turba un po' questa ragazza, dice: "Ma tu sei pura, forse io ti ripugno". E la Madonna prosegue dicendo: "Parla, parla, figlia, meglio a Maria che a lui. Maria è mare che lava". La Madonna qui parafrasa su uno dei significati del suo nome, no? Perché Mariam, nome che sia in ebraico che in aramaico, ha una molteplicità di significati, tra cui quello di mare amaro. Yam significa mare in ebraico, mar le acque di Mara. Di biblica memoria sono le acque dell'amarezza, quindi il mare è amaro. Maria è mare che lava perché la Madonna ci lava con le sue lacrime, come Gesù, dicevo nella messa del primo e nell'adorazione del due, ci lava con il suo sangue. Ecco, insieme con il suo sangue, che poi ha preso tutto da Maria, c'è un altro liquido che ci lava dai nostri peccati, che sono appunto le lacrime della Madonna. Proseguiamo a questo punto la lettura. Sì, meglio a te, continua a parlare questa ragazza. Me lo dissi pure io quando seppi che egli aveva una madre, perché prima, vedendolo tanto diverso da ogni uomo, l'unico tutto spirito, ora so che lo spirito c'è e cosa è. Prima non avrei potuto dire di che era fatto il tuo figlio, così senza sensualità pur essendo uomo. E dentro di me pensavo non avesse madre, ma fosse sceso così sulla terra per salvare le orrende miserie di cui io sono la più grande. Tutti i giorni tornai in quel luogo sperando di rivedere quell'uomo giovane, bruno, bello, e dopo qualche tempo lo rividi. Mi parlò. Mi disse: "Vieni con me a Roma, ti porterò alla corte imperiale, sarai la perla di Roma". Dissi: "Sì, sarò la tua moglie fedele, vieni dal padre mio". Rise beffardo e mi baciò, disse: "Non moglie, ma tua dea".
ed io, tuo sacerdote, che svelerò te stessa i segreti della vita e del piacere. Ero folle, ero fanciulla, ma per quanto fanciulla non ignoravo cosa è la vita, ero scaltra. Ero folle, ma non depravata ancora, e ne ebbi schifo della sua proposta. Gli sfuggì dalle braccia correndo a casa, ma non parlai alla madre e non seppi resistere al desiderio di rivederlo. I suoi baci mi avevano reso ancora più folle e tornai. Non ero che appena tornata nella spiaggia solitaria che egli mi abbracciò baciandomi con frenesia, una pioggia di baci, di parole di amore, di domande. Non è tutto in questo amore, non è più dolce di un legame. Che altro vuoi? Puoi vivere senza di questo? Ecco, qui adesso vorrei fare una prima pausa perché queste letture evidentemente, vi ricordo sempre che c'è la mia atavica deformazione professionale, sono letture catechetiche, quindi devono avere lo scopo evidentemente di sollecitare il nostro cammino cristiano, la nostra riflessione, la nostra coscienza, no? Primo, l'esempio di Gesù, e questo riguarda anzitutto noi sacerdoti. Quello che questa ragazza dice di Gesù, non avrei potuto dire di che era fatto il tuo figlio, così senza sensualità pur essendo uomo. Mi dispiace dirlo, cioè mi dispiace in senso, come dire, non letterale. Ma questo dovrebbe essere detto di ogni sacerdote e di ogni consacrato. La sensualità noi non dovremmo nemmeno sapere dove sta di casa. E chi ci avvicina dovrebbe avere la possibilità di respirare questa aria divina. Questo è il senso anche della castità. Anche il senso del celibato, il senso della continenza. Per questo che su questo insomma mi allineo alla severità addolorata, ecco, degli ultimi due pontefici regnanti, non si sarebbe mai dovuto vedere nulla, ecco, di brutto su questo argomento. E poi di molto brutto, soprattutto nei consacrati. È una ferita immensa anche questa per la Chiesa, è una ferita immensa per i fedeli, è cosa certamente di cui chiedere perdono, ma è anche cosa che deve sollecitare i bravi consacrati. Mi permetto insomma di dire che ci sono, non è vero che sono tutti così, cioè io. Ho raccontato qualche volta che purtroppo tra gli effetti accidentali che gli scandali producono è che poi si fa di tutta l'erba un fascio, cioè no, io e non solo io, tanti confratelli ci siamo raccontati, insomma, di insulti gratuiti subiti anche camminando per strada o in qualche commento sui social, no? E quindi perché che qualcuno abbia fatto alcune cose e quindi tutti i preti sono così e quindi ci si sente, come dire, in diritto di insultare chiunque, insomma, no? Ecco, sono offese? Sì, certamente sono offese, ma se un sacerdote è sotto questo punto di vista santo, sono offese che scivolano addosso, perché chi ci frequenta e chi ci incontra non è così sciocco da non capire. Chi ha davanti, perché la purezza ha questa, diciamo così, caratteristica quando è profonda, quando è coinvolgente nel cuore, che traspare, si percepisce, si vede, ed è una delle cose più belle che possa non esistere. Quindi invito anche chi ascolta questa catechesi a fare una preghiera perché questa bellissima caratteristica possa tornare a risplendere in tutti i consacrati, e questa evidentemente è cosa che è alimentata da un grande amore verso Gesù e da un grande amore verso Maria. È molto interessante, questa ragazza dice: tanto diverso da ogni uomo, l'unico tutto spirito,
Dice, ora so che lo spirito c'è e cosa è. È la parte più bella di noi stessi. Ecco, quindi questo ricordiamolo tutti, perché oggi siamo. Non voglio. Io detesto fare discorsi triti e ritriti, ultra retorici, no? Cominciare a dire che adesso siamo in un mondo che è tutto ipersessualizzato, dove è tutta quanta materia, materialismo, edonismo, insomma, lo sappiamo tutti quanti, insomma, no? Quindi non c'è bisogno di evidenziarlo. Quindi. Riscoprire lo spirito in senso buono, ecco, la vita dello spirito, gli amori più grandi che sono quelli più santi, quelli più puri. Ecco, poi qui c'è la dinamica. Sant'Ignazio di Loyola si sarebbe molto molto divertito su questo racconto. La dinamica dell'accalappiamento satanico. Questa ragazza stava ancora combattuta, sapeva già cosa era l'impurità, ma dice, ma ero folle ma non ancora depravata. Quindi questo gli si accosta, lei era attratta perché si era fatta vedere nuda, quindi si era innescato quel meccanismo, quindi comincia questo processo, no? Di attrazione e al tempo stesso paura. Così succede quando ci avviciniamo ai mondi proibiti. C'è un'attrazione, ma al tempo stesso un turbamento, una paura. Lei va e che succede? Succede che questo comincia a fare, non posso dire quello che fa perché ci vorrebbe un termine che non amo utilizzare, ecco, diciamo, comincia a compiere atti e proposte, diciamo così, attribuibili più alla specie suina che non a quella degli esseri umani. E lei ha ribrezzo di questa cosa. Cioè, lei diceva sì, scappo con te, però ci sposiamo. Quindi immaginava, sì, certamente una fuga un po' ardita, ma finalizzata comunque al matrimonio. E questo comincia a dirgli tutte quante quelle schifezze e lei scappa. Ne ha ribrezzo. Quindi in quel momento, diciamo che la parte buona prevale in lei, la parte ancora non corrotta. Però cosa fa? Non parla. Non parlare, non parla con la madre, perché se avesse parlato con la madre sarebbe stata aiutata dalla madre e avrebbe chiuso con questa persona, no? Qui Sant'Ignazio di Loyola quando parla delle tentazioni, la prima cosa che fa il diavolo quando ci tenta e vuole portarci da qualche parte è non farci parlare. Shh, silenzio, segreto, non dirlo a nessuno. Perché sa che se lo diciamo a chi ci vuole bene, un genitore, un confessore, perché ce l'ha un padre spirituale, ti dirà fermo, attento, non parla. E in questo non parlare che succede? Che quell'attrazione perversa che comunque è entrata dentro di lei, la continua a tirare, a tirare e a tirare e torna nel luogo del peccato e rincontra questo che torna alla carica e finisce l'operazione. E infatti il testo prosegue subito dicendo: o madre fuggì la sera stessa con il lurido patrizio. Quindi questo era un patrizio, quindi un riccone, diremmo noi, uno appartenente alla classe super agiata tra i romani, tutti quanti penso che sappiamo. Anche chi già sono un'infarinata di storia, insomma, chi erano i patrizi, no? Patrizi e plebei, i plebei erano i poveracci, insomma, i patrizi erano quelli, gli snob, diciamo così, il jet set lo chiameremmo oggi, no? Fuggì la sera stessa con il lurido patrizio e fu il cencio che si calpesta sotto la sua animalità. Non dea, fango, non perla, sterco. Non mi si rivelò la vita, ma la lordura della vita, l'infamia, lo schifo, il dolore, la vergogna, l'infinita miseria di non essere più neanche mia. E poi la caduta totale. Da quello che fa comprendere, certamente non usa un linguaggio esplicito, meno che mai davanti alla Madonna, ha cominciato una vita di sesso
sfrenato. Purtroppo, come ben sappiamo, nel nostro attuale contesto storico, che è molto somigliante sotto questo punto di vista, noi ci siamo neopaganizzati. Solo che il neopaganesimo è peggiore dell'antico paganesimo, perché l'antico paganesimo, qui Cristo era appena sceso sulla terra. L'antico paganesimo, come dire, aveva l'attenuante dell'ignoranza, il neopaganesimo ha l'aggravante dell'apostasia. Cioè, noi oggi abbiamo messo in pratica, purtroppo, quello che voleva uno dei filosofi più folli che la storia della filosofia abbia conosciuto, che è Nietzsche, cioè di distruggere il cristianesimo con il suo spirito apollinio, come lo chiamava lui, e di liberare il superuomo, l'uomo della terra, l'uomo che si gode i valori della terra con il suo spirito dionisiaco. Questo lo diceva un secolo e passa abbondante fa Nietzsche, ma oggi lo vediamo perfettamente compiuto. Quindi io credo che non siano purtroppo poche oggi le ragazze, anche molto giovani, che si trovino in una situazione simile a questa povera ragazza. Quindi, poi la caduta totale, proseguo la lettura. Dopo 6 mesi di orgia, stanco di me, egli passò a nuovi amori e fui della strada. Quindi si è divertito un po' il Patrizio, se l'è goduta in maniera barbara, da animale allo stato brado, allo stato puro. Dopodiché l'ha buttata per strada. Si trova una ragazza da sola a Roma. Che cosa fa? Sfruttai la mia capacità di danzatrice. Sapevo ormai che mia madre era morta di dolore, che non avevo più casa, più padre. Altra cosa brutta questa qui, no? Quando queste sono tutte le tecniche sataniche. Abbiamo visto prima la tecnica dell'accalappiamento. Questa è la tecnica dell'affondamento. Cioè uno fa un guaio, e qui mi raccomando, vi prego, chi ascolta queste cose, per favore, se si trova in situazioni analoghe, ci pensi. Ci pensi, non dobbiamo dargliela vinta al diavolo. Cioè, quando noi abbiamo combinato un guaio, non dobbiamo disperare, non dobbiamo pensare che sia irreversibile, anche se fossero successe delle cose molto brutte. È morta la madre di che papore, è morta mia madre di che. È una cosa bruttissima, bruttissima. Non ci posso fare niente, non posso tornare indietro, ma posso mettere punto. Posso e devo mettere punto, prima che sia troppo tardi. Se mi lascio deprimere, quindi mi lascio abbattere, ah, si passa dalla caduta alla precipitazione assoluta e vedremo che così è stato per questa povera ragazza. Sfruttare la mia capacità di danzatrice. Sapevo ormai che mia madre era morta di dolore e che non avevo più casa, più padre. Mi accolse nel suo ginnasio un maestro di danze, mi perfezionò, mi godette, ovviamente. E mi lanciò come un fiore esperto di ogni arte del senso in mezzo al corrotto patriziato di Roma. Il fiore già sporco cadde in una cloaca. Sono 10 anni di discesa nell'abisso, sempre più in basso. Quindi questo ci fa capire che sta ragazzina, quando ha cominciato a fare queste cose, se c'ha 26 anni adesso, meno 10 fanno 16, ma poi qui aggiunge che poi fu portata qui per allegare gli ozi di Erode e qui venne presa da un nuovo padrone. O non c'è cane tenuto a catena più cane incatenato di una di noi. E non c'è padrone di canizza più brutale dell'uomo che possiede una donna. Madre, tu tremi, ti faccio orrore. Maria si è portata la mano al cuore, come ne avesse ferita, ma risponde: no, non tu. Mi fa orrore il male che è tanto signore sulla terra. Continua, povera creatura. Il cuore sensibilissimo della Madonna a sentire queste schifezze, insomma, come la furia satanica ha corrotto gli uomini, che si sono trasformati in animali, anzi, peggio degli animali. Sotto questo punto di vista, tante volte ho detto, insomma, capite
Capisco che è una constatazione molto amara e anche molto forte e impegnativa, ma quando avviene la degradazione della sessomania, diciamo così, l'uomo non soltanto, come dire, si abbrutisce, ma cade al di sotto degli animali. Gli animali non fanno porcherie di ogni genere. Gli animali sono programmati, penso lo sappiamo tutti quanti, insomma. Compiono gli atti sessuali a scopo, non lo sanno, sono programmati a scopo riproduttivo. Ci saranno sicuramente delle eccezioni, già ricordo in passato che mi faceva il commento al video che alcuni animali si masturbano, cose di questo genere. Quindi le eccezioni ci sono sempre, d'accordo? Quindi premesso questo fatto qui, perché se no poi se ne esce, ma ordinariamente questo noi penso che sia cognizione di tutti, gli animali si uniscono sessualmente a scopo riproduttivo, con dei ritmi ben determinati. Ma quando l'essere umano, a differenza dell'animale, è intelligente, quindi sa rielaborare anche queste cose, no? Quindi vedendo, quindi conoscendo il piacere che deriva da certi atti, come dire, può raffinarli, quindi può trovare delle modalità alternative con cui non soltanto viverli, ma come dire, estremizzarli, amplificarli, ecco, io non sono molto pratico, insomma, ma, per grazia di Dio, ma insomma, in teoria, ecco, come dire, in parte so, in parte posso immaginare, insomma, qualcosa anche sentendo queste storie, no? Prosegue, mi portò a Hebron, stavolta questo il gli ozi di Erodi e il nuovo padrone. Ero ricca? Ero libera? Sì, non ero in carcere e affogavo nei gioielli. No, perché non potevo vedere che chi egli voleva e non possedevo neppure più il diritto su me stessa. Un giorno è venuto a Hebron un uomo, l'uomo, tuo figlio. Quella casa gli era cara. Lo seppi e lo invitai a entrare. Shammai non c'era. Quindi questo era l'amante di Shammai. Meglio non sapere chi era sto Shammai, che poi ricompare anche durante la passione di Gesù. Non ne parliamo proprio, insomma, no? E dalla finestra avevo già udito parole e visto un aspetto che mi avevano sconvolto il cuore. Ma ti giuro, madre, che non fu la carne quella che mi spinse al tuo Gesù. Fu quella cosa che egli mi rivelò, che mi spinse sulla soglia, sfidando i lazzi del volgo per dirgli: entra. Quindi fu l'anima che seppi allora di avere, bellissima questa espressione. Fu l'anima che seppi allora di avere. Mi disse: guarda qui Gesù, che fenomeno che proprio è unico. Come approccia un'anima ridotta in questi termini, anche qui per noi sacerdoti, scuola assoluta proprio. Il mio nome vuol dire Salvatore, Yeshua in ebraico significa letteralmente Yahweh salva. Salvo chi ha buona volontà di salvezza, salvo insegnando ad essere puri, a volere il dolore, ma l'onore, il bene ad ogni costo. Io sono colui che cerca i perduti, che dà la vita. Io sono purezza e verità. Io parlo per me e parlo per i miei confratelli. Ecco, bisognerebbe prendere queste farò, perché ognuna di queste frasi è un capolavoro, è mirata. La prima cosa che dice: io sono la salvezza. Uno. Quindi, perché una persona che sta ridotta in quei termini, la prima cosa che devi fare è aprirgli una speranza. Poi però devi anche dirgli altro: salvo chi ha buona volontà di salvezza. Quindi, ti offro qualcosa, non arriverà questa cosa a te se tu non la fai arrivare. Che cos'è questa qualcosa? Una prima, come dire, una prima, come dire,
infarinatura attinente alla situazione di peccato dell'anima. Salvo insegnando ad essere puri, subito. Questa era un'anima che era caduta nell'impurità. Aborrei il dolore, ma l'onore, questa si era disonorata. Il bene a ogni costo. Quindi attenzione, comincia con la misericordia, passa la buona volontà, come dire, piccola stoccatina delicata sui difetti della persona, poi ritorna però. Io sono colui che cerca i perduti, che dà la vita. Quindi è della pedagogia, no? Misericordia, verità, misericordia. Io sono purezza e verità. È spettacolare questa uscita ed è da meditare, specialmente per i sacerdoti in cura d'anima, ecco, che devono avere il cuore del buon pastore, appunto andare in cerca delle pecorelle perdute, come si approcciano, no? Mi disse che anche io avevo un'anima e che l'aveva uccisa col mio modo di vivere. Anche qui, ad una persona ridotta in questi termini, dice: tu c'hai un'anima e già si sente rinata, però l'hai uccisa col tuo modo di vivere. Vedete come l'equilibrio, no? Difficilissimo. Perché non puoi dare soltanto le carezze, non puoi dare solo le bastonate, non puoi usare solo la misericordia, non puoi usare solo la giustizia, le devi sempre amalgamare insieme in modo che prevalga sempre un po' più la misericordia. Questo sì, ovviamente con i peccatori perduti, ma trovando questo equilibrio però che è difficilissimo. Ma non mi maledì, non mi derise, quindi né la maledetta. Lo zelo amaro, no? Il peccatore non deve essere fatto sentire giudicato. Mai, per nessun motivo. O disprezzato. Non mi derise. Non bisogna disprezzare nessuno. Per nessun motivo. E non mi guardò mai. Non mi guardò mai. Quindi, che significa questo qui? Significa che una donna di quel genere si accorge se qualcuno la guarda e come la guarda. Quindi, noi dobbiamo fare molta attenzione tutti, perché anche i nostri sguardi purtroppo parlano. Non mi guardò mai. Gesù certamente non l'avrebbe guardata come la guardavano gli uomini. Avrebbe avuto uno sguardo purissimo su questa creatura, ma non l'ha guardata proprio, perché doveva, come dire, trasmettere, perché che ne sa, cioè, che capito, noi non possiamo, cioè, qui anche, dico sempre, anche noi, ministri, dobbiamo fare attenzione. Tu puoi avere un cuore purissimo, d'accordo? Un ministro di Dio deve avere un cuore purissimo. Noi sappiamo, no, che il guardare in se stesso, potrebbe non essere peccaminoso. Gesù nel Vangelo dice: mi guarda una donna per desiderarla, no? Quindi il guardare peccaminoso è il guardare concupiscente, è il guardare, come dire, lussurioso, il guardare impuro, il guardare sporco, spogliare la persona con lo sguardo, insomma, no? O si vede lo sguardo così. Uno può avere anche uno sguardo limpido, uno sguardo puro, ma tu puoi averci uno sguardo puro, ma chi è guardato può darsi che non decodifichi la purezza del tuo sguardo, quindi è meglio non guardare per niente. E Gesù non l'ha guardata. Mai. Siete il primo uomo che non mi succhiò con lo sguardo avido, perché ho con me la tremenda maledizione di attirare l'uomo. E qui vale sempre lo stesso discorso, no? Perché
Ecco perché non bisogna mai giudicare, a mio avviso, stiamo sempre tutti quanti cauti e tranquilli, no? Perché i processi viziosi sono sempre circoli, è come il cane che si morde la coda. C'è chi dice, ma gli uomini guardano perché le donne vanno vestite in maniera provocante. Ma le donne si vestono in maniera provocante perché gli uomini li guardano. Perché se un uomo, cioè, anche lui, chi l'ha detto che sempre, cioè, un uomo potrebbe anche avere anche lui, dico, perbacco, un po' di senso di nobiltà, no? E di dire, cioè, io guardo una donna in quanto, mi interessa una donna in quanto donna, non mi interessa una donna in quanto femmina, mi si perdoni, insomma, questo parlare un po' diretto, però per far capire, no? Quindi è un cane che si morde la coda. Dice, di chi è la colpa? Della donna che provoca o dell'uomo che guarda? Questo lo facciamo decidere al nostro Signore. È sempre meglio che ognuno pensa a sé. Se sei donna, pensa a non provocare. Se sei uomo, pensa a non guardare. Riguardo questa fattispecie, a mio avviso, questa è la soluzione, insomma, ecco, migliore. Senza lanciare facili anatemi. E poi continua, mi disse che chi lo cerca lo trova, perché egli è dove ha bisogno di medico e di medicina e se ne andò. Fantastico. Allora, gli dice che l'anima l'ha uccisa, non la maledice, non la deride e non la guarda. Questa donna si sente per la prima volta rispettata. Si sente rispettata. Guardate che, cioè, io personalmente vi dico, io ho una paura, come dire, pensate quanto potrebbe essere brutto se noi ci troviamo dall'altra parte e magari vediamo che qualcuno, a causa di un nostro brutto sguardo, a causa di una nostra parola sprezzante, a causa di una nostra irrisione o maledizione, ha avuto delle conseguenze terribili, si è allontanata da Dio, ha bestemmiato. Io penso che ogni tanto ci fa bene, io morirei di dolore, cioè se dovessi dall'altra parte temo che, Dio, cioè, che succeda qualcosa, che se l'avessi fatto che possa riparare, cioè io morirei di dolore. Quindi facciamo in modo di non andarci a morire di crepacuore dall'altra parte. Questa è stata salvata dal rispetto grandissimo che Gesù le ha fatto percepire nonostante chi fosse. E questo per noi deve essere una legge assoluta, per noi figli di Dio deve essere una legge assoluta, noi dobbiamo confrontarci con queste cose, è questo che dico, ogni tanto qualcuno attacca questi scritti a destra e a manca, dico, ma scusate, ma è un racconto di questo genere, io dico, io ne ho letti tanti di libri di santi, di scritti di santi, perché sono tutti quanti diversi, ma questo se uno lo medita, lo mette in pratica, ma ci diventa già santo al 50%. Con queste introspezioni, con queste particolarità, con questi ritratti, cioè vedere Gesù in atto, cioè questo episodio compendia tutto il Vangelo, compendia, solo che lo vedi attuato, vivo. Cosa c'è di antievangelico? Cosa c'è di contrario alla rivelazione qui? Cosa c'è che potrebbe turbare o dannare un'anima o fargli del male da un punto di vista dottrinale? Io non farei mai catechesi di questo genere, se, cioè, con l'amore che ho verso la Chiesa e verso la dottrina, no? Ma qui, cioè, ce n'è da essere straedificati. E poi conclude, vedete? Gli ha aperto uno spiraglio, dopodiché questa deve cominciare a muoversi. Quindi, gli ha aperto uno spiraglio, gli ha aperto una prospettiva di salvezza, l'ha delicatamente sollecitato sul suo problema, cioè l'ha chiamata delicatamente alla conversione, non l'ha maledetta, non l'ha irrisa, non l'ha guardata, dopodiché gli dice: chi mi cerca mi trova, perché io sono dove ho bisogno di medico e di medicina. Ma che spettacolo! E se ne andò, se n'è andato.
gettato l'esca, a questo punto è lei che deve cominciare ad attivare, ed è esattamente quello, cioè Gesù ha ottenuto perfettamente quello che voleva, perché da quel giorno non è campata più. Si è innescato un processo che l'ha portata fino a questo momento. E se ne andò, ma le sue parole erano qui, non sono più uscite. Mi dicevo, il suo nome vuol dire Salvatore. Come per cominciare a guarire. Mi erano rimaste le sue parole e i suoi amici pastori. E feci il primo passo dando obolo ad essi e chiedendo preghiera. E poi fuggii. Fuggii. Oh, santa fuga questa. Fuggii il peccato in cerca del Salvatore. È scappata. Dalla casa dove stava schiava, no? Mi sembra di sentire l'anticipazione di quelle intuizioni che avrebbe avuto il caro confratello, ecco, di venerata memoria, Don Oreste Benzi, no? Che appunto diceva chiaramente che le donne asservite alla prostituzione erano ridotte in schiavitù, erano delle vere e proprie schiave che avevano bisogno di essere liberate. Fuggì in peccato in cerca del Salvatore, andai cercando. Certa di trovarlo perché egli me lo aveva promesso. Mi mandarono da un uomo di nome Giovanni come fosse lui. Giovanni Battista, questo è, no? Ma non era. Un ebreo mi indirizzò all'acqua speciosa, questo luogo dove Gesù si ragina negli scritti nei primi tempi della sua vita pubblica, e si fissò per un certo periodo, lì ci fece lezioni sui 10 comandamenti. Vivevo vendendo il molto oro che avevo. Nei mesi che ero stata vagante avevo dovuto tenere coperto il mio volto per non essere ripresa, perché realmente Aglae era sepolta sotto quel velo, morta l'antica Aglae. Vi era sotto la sua anima ferita e dissanguata. Anima ferita e dissanguata, bellissima espressione, che cercava il suo medico. Molte volte dovetti sfuggire al senso del maschio che mi perseguiva anche così annullata nella mia veste. Anche uno degli amici di tuo figlio, dice. Tra parentesi quadre, questa è una nozione di Maria Valtorta, l'Iscariota. E questo è ancora il diavolo. Quando il diavolo vede che gli sta sfuggendo una preda, cerca di riprendersi, fa il pazzo, fa il possibile. All'acqua speciosa vivevo come una bestia, povera ma felice, e le rugiade e il fiume mi mondarono meno delle sue parole, o non una si è persa. Una volta perdonò ad un uomo assassino, udii, e fui per dire: perdona a me pure. Un'altra parlò dell'innocenza perduta. Oh, che pianto di rimpianto! Un'altra guarì un lebbroso, fui per gridare: monda me dal mio peccato. Un'altra guarì un folle, il romano era, e piansi. E mi fece dire che le patrie passano ma il cielo resta. Una sera di tempesta mi accolse nella casa e poi mi fece ospitare dal fattore e da un bambino mi fece dire: non piangere, date la bontà e la misericordia di Gesù. Oh sua bontà, oh mia miseria, tanto grandi ambedue che non osai portare la mia miseria ai suoi piedi. Nonostante uno dei suoi mi istruisse nella notte sulla infinita misericordia del tuo figlio, questo uno dei suoi era Sant'Andrea Apostolo, si legge negli scritti. Un altro angioletto, veramente una figura edificante di uomo timido dalle poche parole e dai molti fatti. Si era preso cura di quest'anima senza che nessuno sapesse niente, se non Gesù. E poi, insidiato da chi vedeva peccato nel desiderio di un'anima rinata, il mio Salvatore è partito. A un certo punto Gesù se n'è dovuto andare da lì, per le solite persecuzioni. Ma lo attendeva anche la vendetta di chi è ben ancora più indegno di me di guardarlo. Perché io ho peccato da pagana contro me stessa.
mentre essi peccano già conoscendo Dio contro il Figlio di Dio. E mi hanno percosso. Sono arrivati i farisei di allora, la peccatrice, percossa, e più che con le pietre mi hanno ferita con l'accusa, e più che nella carne mi hanno ferita nella povera mia anima, portandolo alla disperazione. Chi fa una cosa di questo genere veramente brutte cose. Oh, lotta tremenda con me stessa, lacera, sanguinante, ferita, febbrile, senza più il mio medico, senza tetto né pane, ho guardato indietro, avanti. Il passato mi diceva torna, il presente mi diceva ucciditi, il futuro mi diceva spera. Ho sperato. Non mi sono uccisa. Lo farei se egli mi cacciasse, perché non voglio più essere ciò che ero. Mi sono trascinata in un paese chiedendo ricovero, ma sono stata riconosciuta. Come una bestia ho dovuto fuggire. Qua, là, sempre inseguita, sempre schernita, sempre maledetta, perché volevo essere onesta e perché avevo deluso coloro che col mio mezzo volevano colpire tuo figlio. Anche questo hanno fatto. Seguendo il fiume sono risalita fino alla Galilea e sono venuta qui. Tu non c'eri. Sono andata a Cafarno, ne eri appena partita. Mi vide un vecchio, uno dei suoi nemici, e mi ha fatto testo d'accusa per lui, tuo figlio, e poiché io piangevo senza reagire, mi ha detto: sentite che bella, bella roba, tutto potrebbe cambiare per te se volessi essere mia amante e mia complice nell'accusare Rabbi Nazareno. Basta che tu dica davanti ai miei amici che egli era il tuo amante. L'opera fa comprendere anche cosa si muoveva intorno a Gesù. Questa roba si muoveva intorno a Gesù. Proprio schifo assoluto, proprio sdegno sovrano. Sono fuggita come colui che vede aprirsi un cespuglio di fiori sotto lo snodarsi del serpe. Io ho compreso così che non posso più andare ai suoi piedi. E vengo ai tuoi. Ecco, calpestami, io sono fango. Ecco, scacciami, io sono la peccatrice. Ecco, dimmi il mio nome, meretrice. Tutto accetterò da te. Ma abbi pietà tu, madre. Prendi la mia povera anima sporca e portala a lui. Nelle tue mani è delitto mettere la mia lussuria, ma solo lì sarà protetta dal mondo che la vuole e diverrà penitenza. Dimmi come devo fare, dimmi cosa devo fare, dimmi quale mezzo devo usare per non essere più aglae. Cosa devo mutilare in me? Cosa devo strappare da me per non essere più peccato, più seduzione? Per non avere più a temere di me stessa e dell'uomo? Mi devo strappare gli occhi? Mi devo bruciare le labbra? Mi devo tagliare la lingua, occhi, labbra, lingua mi hanno servito nel male. Non voglio più il male, sono disposta. A punire me e loro col sacrificarli. O vuoi che mi strappi questi lombi avidi che mi hanno spinta ai pravi amori, queste viscere insaziabili di cui temo sempre un risveglio. È commovente, ragazzi, veramente impressionante. Dimmi come si fa a dimenticarsi di essere femmine e come si fa a far dimenticare che si è femmine. Io penso che questa è una delle più belle storie di tutta quanta l'opera sul Vangelo, veramente assolutamente edificante. Maria è sconvolta, piange, soffre. Ma del suo dolore non sono segno che le lacrime che cadono sulla mentita. Dice: io voglio morire perdonata, continua. Io voglio morire non ricordando altro che il Salvatore. Io voglio morire con la sua sapienza mia amica. E non posso più andargli vicino perché il mondo guata lui e me per accusarci. Capito il dramma di questa povera ragazza? Perché era andata dalla Madonna. Perché c'erano alcune spie, alcuni
dei camafori che appena si avvicinava a Gesù avrebbero usato lei come esca per dire che Gesù era un poco di buono che andava con le prostitute. Aglaia piange gettata del tutto a terra con uno straccio. Maria si alza in piedi mormorando com'è difficile essere redentori. Affanna quasi. Leggiamo quest'ultimo tratto e poi ci fermiamo. La conclusione alla prossima puntata. Aglaia sente il mormorio e intuisce l'atto. Geme, lo vedi? Lo vedi che anche tu eri brezzo? Ora me ne vado, è finita per me. No, figlia, non è finita. Ora per te ha inizio. Ascolta, povera anima, non gemo per te, ma per il mondo crudele. Non ti lascio andare, ma ti raccolgo, povera rondine sbattuta dalla bufera contro le mie pareti. Io ti porterò da Gesù ed egli ti dirà la tua via di redenzione. Ci fermiamo. È stata veramente qualche cosa di assolutamente edificante, insomma, a mio avviso, c'è molto da riflettere. E ci aggiorniamo alla prossima puntata. O venerdì prossimo o tra 2 settimane, come vediamo un attimo come si organizzano le cose, insomma, come Dio vuole, ecco, però certamente questo ciclo di catechesi andrà avanti, quindi non vi preoccupate se, vi ripeto, in questo periodo doveste, e chi vuole seguire, ecco, basta che controlli le mie pagine Facebook, oppure vada sul mio sito web, dove nella pagina dedicata all'attività ci sono tutti quanti i programmi, ecco, e le dirette settimanali aggiornate settimana per settimana. Ecco, poi chi lo desiderasse sui miei social, ecco, può chiedere tramite messaggio il link per il mio canale Telegram. Gli amministratori gli manderanno il link per chi vuole essere aggiornato regolarmente, insomma, sulle attività, sulle dirette, eccetera. Dio vi benedica, una santa notte a tutti. Ave Maria.